Buongiorno a tutti e benvenuti al momento del Facciamoci Belle. Oggi Total Black, vi mostro perché. Con noi c'è Maria, che è una giovane ragazza che mi ha chiesto di applicare l'eyeliner, come procedere all'applicazione dell'eyeliner. Vi dirò che in commercio ne troviamo tanti. Il primo, il più comune, è quello liquido, con un pennellino molto sottile, quindi molto difficile da applicare. Se non siete particolarmente brave ve lo sconsiglio. L'altro è quello lì in gel, sempre lo consiglio sempre magari per le più brave, quindi molto usato dalle makeup artist, che è un gel e va applicato con un pennellino angolato. Mentre per le meno brave vi propongo questo di Eminence, che è semplicissimo da applicare perché ha il pennello quasi come una punta di una matita, quindi semplicissimo, si chiama pennello penna ed è veramente semplicissimo da applicare. Vi faccio vedere come procedere. Allora, innanzitutto partiamo con l'applicazione della nostra base, quindi useremo un primer che ci aiuterà sia nella tenuta che nella brillantezza anche del colore, quindi a mantenerlo. Allora, procediamo con l'applicazione di una matita. Questo vi aiuterà sia come linea guida proprio per l'applicazione delle line. Tirate un po' così lasciamo vedere. E a rendere più scuro il nostro eyeliner. Allora, partiamo dall'esterno. Quindi il primo passo da fare è partire dall'esterno verso l'interno. Ah, altra cosa fondamentale è che invece di tirare come generalmente si fa la palpebra verso l'esterno, e al contrario si va verso l'interno, tendendo ad alzare un pochino in questo modo. Dopodiché procederemo al contrario, quindi dall'interno verso l'esterno, tratteggiando la rima cigliale in questo modo. Semplice, no? Ecco, una volta fatta la nostra linea guida, procederemo all'applicazione dell'eyeliner. Allora, allo stesso modo come abbiamo fatto per la matita, quindi che ci è servita proprio da linea guida per semplificare il nostro lavoro, faremo la stessissima cosa. Quindi tireremo un po' verso l'interno, in questo modo, e procederemo con l'applicazione dell'eyeliner, così. Mi raccomando, in questa fase è importante essere un po' più precisi. Apri l'occhio. Per facilitarvi basta, e capire se insomma avete usato il modo giusto, basta che aprite l'occhio, oppure fate aprire l'occhio se truccate qualcuno, e prendete come riferimento, come linea guida, la parte inferiore, quindi la fine dell'occhio, verso l'angolo esterno del sopracciglio. In questo modo chiudi. Dopodiché bisognerà congiungere con la parte iniziale, quindi l'angolo interno. Io vi consiglio di mantenervi molto bassi, quindi cercate di tirare un po' sull'occhio e procedere in questo modo, quindi dall'interno verso l'esterno, senza salire troppo. Mi raccomando, mantenetevi bassi, quindi proprio attaccati alle ciglia. Per questo si chiama infracigliale. Ecco fatto. Andremo poi a sistemarlo, quindi chiudi. Un'altra particolarità di questo prodotto è che asciuga molto velocemente, quindi l'asciugatura rapida ci facilita proprio nell'applicazione. Apri un po' ed ecco fatto il nostro eyeliner. Concluderemo poi con un velo di mascara, come sempre, il nostro immancabile mascara, che come vi dico sempre, anche senza trucco, ma un velo di mascara ci vuole sempre. Ecco fatto, spero di essere stata chiara. Se avete problemi andate a rivedere il tutto sulla nostra pagina Facebook Mattina 9. Buona giornata a tutti e a domani.